Nome? Lucia. Cognome? Serino. Età? 2 per 25. Luogo di nascita? Pagani, provincia di Salerno. Stato civile? Oasis. Figli? 2. Professione? Giornalista. Hobby? In questo momento fare collezione di lettere anonime. Squadra del cuore? Non ne ho, però per istinto il Napoli. Piatto preferito? La parmigiana di melanzana. Piatto che le riesce meglio in cucina? Spaghetti con le vongole. Libro preferito? Ce ne sono molti, uno è 30 senza lode di Tommaso Pellizzari. Attore preferito? Non ne ho uno. Attrice preferita? Idem. Film preferito? Anche qui molti, mi viene in mente Mignone è partita dell'Archibugi. Sul suo profilo Facebook si definisce profondamente tollerante e sommamente ribelle, giornalista mai pentita. Può spiegare meglio cosa intende? Giornalista mai pentita perché non mi sono mai pentita di aver scelto di fare questo lavoro. Fondamentalmente sono una ribelle caratterialmente, però col tempo ho imparato ad essere anche molto tollerante. Orientamento politico? Sono laica. Orientamento religioso? Idem, laica. Oggi 11 febbraio 2015 sono esattamente 2 anni da quando lei è diventata la direttore del quotidiano della Basilicata. Faccia un bilancio di questi 24 mesi. Ho preso la direzione di un giornale regionale nel momento più difficile per l'editoria mondiale. Quindi già resistere sul mercato è stato un grande successo. Quale deve essere a suo avviso il ruolo dell'informazione in generale e in particolare in una piccola regione come la Basilicata? Ecco, è bene specificare in una piccola regione, non soltanto raccontare i fatti, le cose, il più possibile raccontare i fatti, ma anche esprimere un punto di vista, dare una visione, quello che ho cercato di fare anche nel disegno, per esempio, della prima pagina che non sempre viene compreso. Se potesse scegliere di intervistare un personaggio famoso e fargli una sola domanda, chi sceglierebbe e cosa gli domanderebbe? Dipende dai momenti, non me ne viene uno in mente in particolare. In genere cerco storie, o potenti o poveri cristi, purché mi ispirino una storia degna di essere raccontata. Mandi un messaggio ai lettori del quotidiano della Basilicata. Non smettete di seguirci. Per par condicio le stesse domande saranno fatte anche agli altri suoi colleghi direttori delle altre testate giornalistiche lucane. Vuole mandare loro un saluto? Buon lavoro!